Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Stiamo assistendo a una fiction. Noi, innanzitutto, nessuno ha detto di no. Ha detto, però, approfondiamo bene, la questione. Parla il CNEL. Approfondiamo la questione in modo serio. Ma perché il salario? Cioè, non ci facciamo mai una domanda, no? Adesso la domanda la faccio io. Ma perché fino ad oggi, per esempio, i governi del PD non hanno mai fatto il salario minimo, a parte che il PD, a parte che il PD era contrario al salario minimo e poi adesso, no, siccome devono andare dietro al 5 Stelle, hanno cambiato idea, è comprensibile, cambiare idea si può, diciamo, ci mancherebbe altro, ma insomma non è stato fatto negli ultimi 15 anni, non è che adesso in 7 mesi dobbiamo fare tutto, no? Anche perché... E qui qual è la priorità? La priorità è una persona che sa bene di che cosa si parla, cioè dire che è una misura a costo zero è una bugia. Non vogliamo, tra l'altro, e lo dice Calenda, se non vogliamo, tra l'altro, uccidere ancora di più la crescita economica, perché poi alle imprese, se gli dici benissimo, facciamo adesso da 5 a 9 euro l'aumento, insomma, penso che così d'amblè sia abbastanza complicato. Qual è la priorità allora per la manovra? Quindi, la priorità per la manovra io condivido e stiamo lavorando in questo senso. Per noi, per esempio, è il confermare il cuneo fiscale, aumentare se possibile le pensioni minime, ma certamente non è semplice perché le risorse a disposizione sono quelle che sono. Misiani, ha sentito Nevi? Il salario minimo era nel...